No, non era prevista questa No, cosa. È più paura. fluo di quanto pensassimo, raga. 3, 2, 1. Like se volete la reaction della mia famiglia e dei miei amici. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Serena Volte. e questo è un video un po' particolare perché finalmente farò una cosa pazza ai miei capelli. Ho già fatto qualcosina in passato, ho fatto la permanente, mi ero fatta le punte blu, ma oggi faremo una tinta definitiva, diciamo. Non vi spoilerò niente, se non che sarà particolare davvero. Guardate il video fino in fondo perché anche il procedimento sarà molto interessante e scrivetemi nei commenti se siete castani, biondi, rossi. Ditemi di che colore avete i capelli voi in questo momento. Buona visione. Direi che però questo pigiama, che tra l'altro è anche il contrario, sia ora di cambiarlo più che altro perché non vogliamo sporcarlo. Questo è l'outfit per questo video, perché la tinta ovviamente generalmente rovina un po' i vestiti e quindi ho preso i vestiti più brutti che io potessi trovare. Ma perché? Ma guarda che bei pantaloni che ho. Ora mi sono meglio al contrario. Ma... Guarda, non è sto wake. Madonna, che puzza sta roba! Proprio, per fortuna non lasciava polvere in giro, pensa a quelle che la lavano. Parrucchiera Sì, professionista. devo dire che... Cioè, mi dispiace per tutti i parrucchieri che vedranno questo video. Mi sento molto dottor Shepard. Iniziamo. Monte in the pants, non ho mai fatto cose sui miei capelli, vi avviso. È vero che farò commenti per tutto il tempo, Sì. mi odierai tantissimo. Niente che ci stava cadendo la doccia. Sono un unicorno. Va bene. Lo scopriremo solo vivendo. Va Anche perché bene. non si vede un cazzo, cioè si vede solo quando ti tiri sui capelli. Guarda che precisione del Picasso. Metti il decolorante anche sui baffi. Abbiamo fatto la divisione dei pani e dei pesci e da qui già si può vedere più o meno cosa andremo a fare. Che ovviamente qua sotto è diviso, qua sopra no, non è la rasata. No, No. no, quella penso mai nella vita. Cominciamo con la decolorazione. Fatta malissimo. Ma immagino. Raga, mi dite se secondo voi starò bene o se farò cagare. Non sanno neanche cosa. È vero. Prima fase andata. Tu sembri un po' una medusa in questo momento. Poi faremo ovviamente le attaccature e niente, vediamo come procede. Allora, prima fase terminata. Abbiamo fatto la decolorazione della parte sotto. Vi faccio vedere anche da dietro com'è. Abbiamo fatto una prima botta di decolorazione. Manca ovviamente la base. Stasera facciamo la seconda botta con appunto ancora schiarimento più la base e poi mettiamo sul colore. Che figaccia, già così mi piace un casino, vi dirò. Quindi prima o poi me li farò anche così, però figo, non vedo l'ora di vedere poi il prodotto finito. Siamo pronti per la seconda botta di decolorazione. Quindi stasera diventerò sostanzialmente abbastanza bianca. C'è ancora un po' di lavoro da fare. Chiara, poverina, mi odia nel mentre, ma No. ok, seconda schiarita in corso. Abbiamo fatto anche le basi. Sembro di nuovo mi nonna ai suoi Medusa. tempi migliori. Medusa, Un'ibra. esatto. Per coprirmi le orecchie Chiaro, un'ibra. dallo sbruciamento. Idea di Chiara. Accademia. Raga, questo è il risultato della seconda decolorazione. Sembra un po' Crudelia De Mon e sembra un po' Chiara CBN in questo momento. Ma questo è il risultato. Anche così non male. Per niente. Io poi voglio vedere la reaction dei miei genitori, ve lo giuro, raga. Penso che la riprenderò. È arrivato il momento, finalmente, di mettere su il colore, che è questo. Vediamo cosa viene fuori, ok? Raga, è più fluo di quanto amo, è fluo. Amo, diventi fucsia. Amo, no, non era Diventi picante. prevista questa No, cosa. È amo. più fluo di quanto pensassimo, raga. Ma che colore è? No, sì, però. Serve un attimo di tempo per capire. Troia. Amo, se viene una merda. No. Amo, se viene una merda, domani sarà divertente. No, ma che No, merda. amo, ti prego. No, viene fighissimo. Amo, se viene rosa fluo. È l'ultimo colore che voglio sulla mia testa. Anche secondo me. Cazzo, Cioè, raga. rosa fluo no, però fucsia. Amo. Perché stai ridendo, amo? Strofinaccio, intendi quelli? Mi dici per favore di che colore sono? No, no, amo, così no, però ti prego. Amo. Amo. Tornerò del mio colore, vero, prima o poi. Più poi che prima, però sì. Amo, che colore di merda ho scelto. Però non Sì. era così. Era molto più scuro. No, amo, era molto più No, scuro. perché loro danno la base che tu avresti con
i capelli bianchi. Amo, se è viola fluo. No, raga, vi prego, veramente. Senti, se poi mi fa cagare il colore, cos'è che si può fare? Lo scuriamo. Lo scuriamo come, amo? Amo, perché ridi? Niente. Perché ridi? È un colore di merda. No, no, viene... Allora, per me, io me lo strafarei. Esatto. Però, però io... Tutto meno che fluo. Non è fluo. Bro, è normale che adesso sia così. Puoi diventare un lampadario. Devi asciugare. Amo, è un colore di merda, lo odio. Amo, è un colore orribile. No, è il colore più brutto che abbia mai visto in vita mia, cazzo. Amo, non è. No, non è male. Ma possiamo parlarne seriamente, per favore? Sta scurendo, cheat. Si sta scurendo. Amo, sul serio, si sta scurendo. Io ti finisco. Colpa della Io ti finisco. Ah, così sembra un po' Maria Maddalena. Siamo tutti d'accordo, ma è solo perché adesso vi faccio vedere il reveal di quello che è venuto fuori da questa cosa. Io, allora, siamo giunti alla conclusione che ho sbagliato colore. Mi sono confusa per forza, perché non era mai questo colore, che era l'ultimo colore che avrei voluto avere sulla mia testa. Ma siamo pronti per il reveal, raga. Giuro, con la tachicardia, perché non avrei mai fatto una cosa del genere io in vita mia, ma a quanto pare la vita mi vuole male. Ok, 3, 2, 1. Sì, avvertiti bene. Oh mio Dio, oh mio Dio. È fluo, era... Non volevo questa cosa. Però niente, facciamo che mi ci abituerò. Scrivetemi nei commenti se vi piace. In realtà la cosa che mi piace di più è quando mi faccio la coda. Allora, intanto vi faccio vedere proprio l'opera finita. Così si vede tutto, immagino. Madonna santa. Devo dire che con la coda non sono per niente male. Cioè, mi piacciono abbastanza. Però sono troppo fluo. Scaricheranno, spero. Però c'è Dio. Allora, io avevo la nausea prima, ve lo giuro, per l'ansia. Mi dite se approved nei commenti. Io puzzo come un cavallo in questo momento, ve lo giuro. Mi dite se è approved o meno. Ecco, facciamo così, facciamo una clip in cui sono un po' vestita, un po' sistemata, e vediamo il risultato strafinale con una faccia migliore. 3, 2, 1. Beh, oddio, cioè, faccia migliore, cheat. Però diciamo che con un po' di trucco, un po' di parrucco, un po' meglio. Diciamo che appunto ci devo fare ancora un attimo l'abitudine e capire se mi piacciono, se non mi piacciono, cosa ci devo fare. Poi tra l'altro il fatto è che ogni giorno cambiano colore, perché boh, oddio, cosa ho fatto? Allora non lo so cosa farò, probabilmente li scurirò un po', probabilmente li lascerò, quindi non lo so, devo ancora decidere. Anzi, magari datemi qualche consiglio qua sotto nei commenti e ditemi cosa devo fare con questi capelli. Diciamo che vivendo in una città come Milano, sti cazzi, nel senso che c'è veramente chiunque, nessuno ti guarda se hai dei capelli del genere, perché tutti hanno capelli strani, quindi per quello non mi interessa. Poi una volta nella vita volevo fare una follia del genere, anche perché se non la faccio a questa età adesso non penso che la farei mai più, quindi sono contenta di aver fatto la cagata, ci sta, basta, penso, non lo so, vedremo. Sono sinceramente curiosa di sapere il vostro giudizio, i vostri commenti. Vi faccio vedere anche il retro, comunque non è male, dai, cioè mi ci devo solo abituare, perché ovviamente guardarmi allo specchio è un po' un attimo ancora un colpo al cuore. Però vabbè, a questo punto iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché questa è solo una delle cose che faccio io in generale, queste sfighe, colpi di testa, cose varie. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!